Ora siamo nel sud del Bangladesh, nella baia del Bengala, dove il Gange e il Brahmaputra, i fiumi più lunghi del paese, confluiscono e sfociano in mare. Con Yves Marr proseguo il viaggio nella più grande foresta di mangrovie del mondo, le Sundarbans. Questa foresta, grande quanto la Corsica, ospita specie endemiche. Questi alberi di mangrovia sono gli unici che crescono in acque salate. Le radici offrono un riparo a migliaia di specie. Qui vive questo raro pesciolino, il perioftalmo. È l'unico in grado di uscire dall'acqua per procurarsi il cibo. Grazie alle sue pinne può camminare sulle sponde fangose. Oltre 6.000 specie vivono ancora in questa foresta. È uno degli ultimi rifugi della tigre del Bengala. 400 esemplari vivono in libertà nelle Sundarbans, la più alta densità del mondo. Yves Marr conosce questa zona molto bene. Qui è arrivato con la sua chiatta oltre 15 anni fa. Insieme a Marc Van Petegem, un noto architetto navale francese, ha tentato di lanciare un nuovo progetto: 500 barche per 500 famiglie. Il loro sogno? Offrire ai pescatori del Bangladesh barche solide e moderne. Su una barca tradizionale navighiamo verso Kwakata, dove vivono sulla costa migliaia di pescatori. In Bangladesh la pesca è essenziale. 12 milioni di persone vivono grazie a questa attività. Per chi non possiede terre, non c'è alternativa che stabilirsi direttamente sulla spiaggia. Qui è dove portano il pescato del giorno. Migliaia di pesci a essiccare al sole. Una volta essiccati, andranno a rifornire i mercati del paese. Ma la vita di questi pescatori è costantemente minacciata. Nell'arco di un secolo, gli uragani e i cicloni sono diventati praticamente annuali. Alla sera, attorno al fuoco, i pescatori mi raccontano dell'ultima terribile tempesta. Prima, quando arrivava un ciclone, gli allarmi venivano dati con grande anticipo. Tra il primo e l'inizio del ciclone avevamo tempo sufficiente per portare a terra le barche. Oggi, non appena viene suonato l'allarme, tutto accade così in fretta che non abbiamo neanche il tempo di reagire. Molti vengono sorpresi dal ciclone e rimangono uccisi. Quando sono tornato era tutto distrutto. C'erano alberi, i pali della luce a terra. Le case erano distrutte. Anche le fondamenta erano divelte. Sulla spiaggia era pieno di barche capovolte e c'era gente che piangeva ovunque. Vedevamo cadaveri che galleggiavano sull'acqua. È stato orribile. Prima del ciclone avevo solo una barca e una rete. Ora non mi resta più niente. Nel 2007 il ciclone Sider devasta l'area. Venti soffiano a oltre 250 km l'ora, il doppio della potenza dell'ultima tempesta che ha colpito la Francia. Onde di oltre 6 metri spazzano via ogni cosa, causando più di 3.500 vittime e 500.000 senza tetto. Due anni dopo, gli alberi portano ancora il segno del ciclone. Lungo la costa sono stati usati come scudo naturale. Trascinata via dalla forza delle onde, questa nave cargo si è arenata nell'entroterra. Ogni giorno ricorda agli abitanti il disastro. La flotta di barche da pesca e le 50.000 persone che vi lavorano sono indifesi. Una flotta che Yves e Marc vogliono aiutare a ricostruire. Oggi è il giorno X, un evento atteso dall'intero villaggio. Dopo due anni di lavoro è la consegna delle prime 500 barche. Marc ha dato il suo contributo, avendo progettato trimarani pensati per vincere l'America's Cup, il trofeo Jules Verne e la Route du Rhum, alcune delle regate più prestigiose al mondo. Bravo, bravo, bravo.
È più facile quando vari una barca per l'America's Cup? Sì, in genere. Ma l'emozione è la stessa. Ci credo, è la stessa. Sì, certo. Ma cosa provi a vedere tutto ciò? Sei orgoglioso? È incredibile, un momento di vera gioia. Vedi le persone così felici? È incredibile. Tutto ha inizio dopo il ciclone Sidr. Tutta quella povera gente non aveva più niente, niente da mangiare. Insomma, abbiamo detto loro, ci prenderemo cura di voi. L'associazione è arrivata con camion pieni di rifornimenti, tonnellate di merci. E poi abbiamo detto, costruiremo le vostre barche. Molte delle barche erano distrutte. La maggior parte delle barche, il 90%, è andata distrutta. È stata una vera catastrofe. Per prima cosa abbiamo ricostruito le barche in legno, le stesse che erano andate distrutte, per affrontare l'emergenza. E allo stesso tempo abbiamo lavorato con Mark per progettare una barca adatta che rappresentasse il futuro. Vi sono più di 9 milioni di barche qui. Il Bangladesh ha la flotta più grande del mondo. Ora siamo nella baia del Bengala, sembra tutto a posto. Ma domani avremo tempeste tropicali, cicloni, inondazioni. È già accaduto. Sì, è già accaduto. Non è una previsione, è già una realtà. Il Bangladesh perderà dal 15 al 20% del suo territorio e dunque avremo 20 milioni di persone che si ritroveranno in acqua. Dobbiamo fare qualcosa per loro. Vorrei dire un'altra cosa sulla barca. È in vetro resina. È inaffondabile. Bisogna cambiare. La più grande flotta del mondo deve essere ricostruita. Per questo ci servono buoni architetti. Marco, tu sei famoso in tutto il mondo come architetto navale. Sei un esperto di barche da competizione. Perché fai tutto questo? Ho conosciuto Yves nel 2004. Avevamo appena iniziato il progetto Friendship per costruire barche. E penso che nessun futuro sia possibile senza la generosità e la solidarietà. Avevamo i mezzi finanziari, abbiamo costruito barche tra le migliori del mondo. Ne avevamo l'opportunità e ho pensato che dovessimo agire, mettere le nostre conoscenze al servizio dei più poveri. Il fatto che siano costruite qui in Bangladesh da Yves è essenziale, perché quello che mi interessa è lo sviluppo, trasmettere le conoscenze. Perché questa barca è speciale rispetto a quelle in legno? Abbiamo iniziato venendo qui per studiare le loro barche, osservandone l'ergonomia, il modo in cui erano fatte, studiarne le forme, perché nelle barche tradizionali niente è lasciato al caso. Sono il frutto di una cultura locale. Frutto di secoli di esperienza. Certo. Abbiamo cercato di capire, di mantenere l'estetica e apportare la tecnologia necessaria, in modo che potessero funzionare meglio, andare più veloce e soprattutto riportarle a navigare a vela, perché le loro non erano più veramente adeguate. Troppo pesanti? Sì, infatti, e senza deriva. Che cosa ha portato l'esperienza dell'America's Cup? Niente, assolutamente niente. Lo faccio perché credo che non sia possibile un futuro senza la generosità, la solidarietà tra i popoli. Da parte mia ho figli e desidero vivere in un mondo dove vi sia amore tra le persone e felicità, semplicemente. Sei commosso? Sì, molto. Questa barca da sola può garantire la sussistenza a 4 famiglie di pescatori e farà vivere oltre 30 persone. Che cosa ti piace di questa barca? Beh, è comoda ed è stabile, non si ribalta, è bilanciata e più sicura. Va molto veloce, come una grande nave. Potrò lasciarla a mio figlio. La vita è difficile qui, perché rimanete e non andate altrove? Non abbiamo scelta. Anche se ci sono i cicloni, le nostre case sono qui. Non partirete mai? No, non abbiamo un altro posto dove andare. Questo progetto pilota esiste grazie alla solidarietà e sarà presto lanciato su vasta scala.
Per i pescatori questa barca rappresenta la speranza, un primo passo verso un futuro migliore. Ora vi condurrò in India per incontrare l'uomo orso. In questa regione, per una crudele tradizione, gli orsi sono maltrattati per farli danzare. Questo uomo ha creato un'enorme riserva dove possono tornare liberi, senza catene. Guardate. Con una popolazione che supera il miliardo di abitanti, l'India vive un boom demografico che minaccia la conservazione di spazi naturali e di specie animali. E gli animali rimangono per molti l'unico mezzo di sussistenza. Nel frattempo vengono create riserve e gli animali sono protetti con forza da militanti che si battono per la loro causa, come Katik Satanarian. Quest'uomo ha costruito un paradiso per gli orsi labiati. Sono rimasti solamente 10.000 adulti in libertà, sparsi tra India, Nepal, Bhutan e Sri Lanka. La riserva si trova ad Agra, 5 ore a sud-est di Delhi. Ogni orso proviene da un diverso contesto. Lui ha avuto un tipo di trauma diverso, diversi tipi di sofferenze. Ognuno è un individuo, proprio come noi. Victor, Jeet, hanno tutti personalità diverse. Victor ama il pallone, è più vivace, gli piace giocare, ti toglie le scarpe quando entri. Jeet è più calmo. Abbiamo 281 personalità diverse qui e ognuno è una star. Oggi le condizioni di vita di questi orsi sono distanti anni luce dall'incubo che hanno vissuto. Molto più simili ai panda che agli orsi bruni europei, danzano sin dal Medioevo per il divertimento del pubblico. Negli anni hanno intrattenuto imperatori, esploratori e turisti. Una legge del 1972 ne vieta lo sfruttamento, ma la tradizione è molto radicata. Nessuno si preoccupava di loro. Anche l'uomo che avrebbe dedicato la sua vita agli orsi non aveva mai prestato molta attenzione a questa tragica realtà. A essere onesto, prima lavoravo in un progetto di protezione delle tigri e ogni volta che andavo nella foresta e vedevo gente che tentava di cacciare gli animali selvatici o tagliare alberi illegalmente, provavo una grande rabbia e ho sentito che era necessario creare un gruppo che non parlasse solo, non facesse solo comunicazione, ma agisse in qualche modo, perché era arrivato il momento. Era un SOS per la natura, per la vita in India. Tutt'altro che facile, la vita quotidiana di questi orsi danzanti è un inferno. Una comunità locale, i Kalandar, li fa persino camminare sulle corde. Per addestrare questi animali selvatici e controllarli, trafiggono il muso dell'animale aprendo un orifizio per la corda e provocandogli continue sofferenze. E per far sì che non mordano, spezzano loro i denti con martello e scalpello. È una pratica antica di 400 anni che tentiamo di cambiare. La prima volta che ho visto questa pratica, ho pensato che non era possibile una cosa del genere, ma anche se sembra impossibile cambiarla, dobbiamo provarci. Per 2 anni Katrik ha stilato un inventario. Un lavoro esaustivo che convincerà il governo a concedergli alcuni ettari per creare un parco. Insieme alla sua associazione Wildlife SOS lancia la prima importante operazione, che consiste nel riportare in India tutti gli orsi giocolieri. Sono stati censiti 500 esemplari. Quel giorno, in questa famiglia, trovano un adulto e un cucciolo già orribilmente mutilati. Nel Natale 2002 abbiamo salvato il nostro primo orso della riserva, si chiamava Rami. È stato l'inizio di tutto. La portata del progetto sembra superiore alle loro forze, finché non ricevono un supporto inaspettato dalla Francia. Muriel Arnal ha appena fondato One Voice, una ONG che protegge e rispetta gli animali. Dopo aver visto le immagini degli orsi giocolieri, decide di impegnarsi in questa avventura. Con la sua ONG raccoglie fondi e organizza team. Ma un'altra emergenza incombe, il bracconaggio.
cacciatori senza vergogna continuano a cacciare gli orsi nel loro ambiente, uccidendo le madri e catturando i cuccioli. Abbiamo creato insieme la cellula antibracconaggio. Ho voluto a tutti i costi la creazione di questa cellula ancora prima della costruzione della riserva, perché dovevamo fermare immediatamente il bracconaggio dei cuccioli, fermare questo flusso di orsi che proseguiva mentre ne salvavamo altri. Katrick è stato il promotore del progetto ed è il responsabile della cellula antibracconaggio. Fa un ottimo lavoro. Katrick e i suoi si infiltrano nei gruppi di bracconieri e venditori in tutto il paese. Infine organizzano, con l'aiuto della polizia, delle vere operazioni da commando per salvare i cuccioli e interrogare i rivenditori. Ora è davvero stressato. Il cuore batte forte. È spaventato. Dobbiamo calmarlo. È molto giovane. Queste operazioni hanno avuto una grande risonanza mediatica. Per la prima volta gli indiani sono diventati consapevoli che gli orsi sono come bambini sradicati dal loro ambiente. Come per i trafficanti arrestati, sono a volte crudamente esibiti alle conferenze stampa. Un metodo sconvolgente che si è rivelato efficace. 150 cuccioli di orso venivano catturati ogni anno. 8 anni dopo la prima operazione, i casi segnalati sono meno di 10. Quando ho iniziato, mi sono reso conto che era il mio destino. Nonostante tutto lo stress che comporta e anche il pericolo, se scegli di farlo, lo devi fare. E bene, devi essere il migliore. All'arrivo nella riserva, la priorità è la chirurgia. Devono essere liberati dalle catene che li fanno soffrire e li forzano alla schiavitù. Anche le mandibole devono essere curate. Abbiamo eseguito centinaia di operazioni, contiamo circa un centinaio di devitalizzazioni ai denti. I medici che vedi qui sono tutti esperti di orsi ora. Abbiamo dovuto imparare tutto da zero. E lentamente stiamo arrivando alla soluzione. Non siamo mai andati di corsa. Abbiamo prima camminato e poi corso. Sono un indiano medio, non ho grandi patrimoni. Non sono ricco per pagarmi hobby o interessi. Provengo da una famiglia di classe media. Mio padre lavorava e ci ha sostenuto. È tutto il frutto di lavoro duro. Niente è facile qui. Tutto deve essere sudato con il duro lavoro, lacrime e sangue. Gli orsi ora vivono in piccoli gruppi, in vaste aree protette da recinzioni elettrificate. Alcuni sono traumatizzati e si rinchiudono in comportamenti stereotipati, come un disco rotto. Fortunatamente, molti riescono a recuperare l'istinto animale. È solo curioso. È nel pieno del pasto e non ama essere disturbato mentre mangia. Questa è una unità di osservazione e ogni sala è detta ritiro di alimentazione. Gli orsi sono creature solitarie, a volte amano stare da soli, seduti in un angoletto, mangiare, riposare e uscire. Questi animali hanno vissuto tante difficoltà e sarebbe impossibile reintrodurli in natura. Hanno bisogno di assistenza e cure permanenti, di una dieta controllata. È un progetto straordinario, concepito solo per gli animali. La fauna è al centro, la natura è al centro, gli alberi sono ripiantati, c'è rispetto per l'ambiente, per tutti gli animali che vivono nella riserva, che siano selvatici o no. C'è anche molta attenzione alla riabilitazione degli animali. E lo stesso vale per gli esseri umani. Molti di coloro che si occupano degli orsi dicono di aver trovato una nuova vita nella riserva. Mattina presto ad Agra. Gli operatori della riserva si recano al mercato. Ogni giorno comprano per gli orsi 800 kg di frutta, verdura e miele, nonché migliaia di litri di latte. Il parco è diventato una grossa azienda con più di 90 dipendenti.
Inoltre la metà sono ex addestratori di orsi. La loro ricollocazione è il cuore del progetto. Il successo dell'impresa non sarebbe possibile senza di loro. Perché hai scelto di diventare un addestratore di orsi? Avresti potuto fare molte altre cose. Quando ero giovane, la mia famiglia aveva i suoi orsi. Un giorno mio padre ne ha perso uno, che è morto. Quindi sono andato con lui per trovarne un altro. E da allora ho sempre lavorato con gli orsi. Un po' alla volta ho imparato a diventare addestratore. Ed è così che facevo vivere la mia famiglia. Sapevo che è doloroso per l'orso, che si lamenta quando passi la corda attraverso il muso, non è affatto bello, ma dovevamo farlo per vivere, anche se sapevamo di farlo soffrire. Queste crudeltà erano perpetrate da una popolazione che viveva miseramente, rifiutata dalla società indiana. Abbiamo dato la possibilità alla comunità di recuperare la loro dignità, di avere un lavoro vero, una protezione per i figli e un'istruzione che consenta alle generazioni future di avere un posto nella società. Come dico sempre, non ci sono limiti alla sofferenza degli animali e alla distruzione dell'ambiente, ma anche a ciò che l'uomo fa agli altri esseri umani. Ecco perché non dobbiamo concentrarci solo su un paese, ma avere uno sguardo globale. Ora lo sappiamo. Il destino di una specie può dipendere dall'energia e dalla volontà di alcuni individui. In 8 anni, Katrick e Morel hanno cambiato tutto grazie alla riserva di Agra. Non ci sono più orsi giocolieri in India. Quando ero giovane avevo un sogno. Sognavo di avere una riserva naturale o partecipare alla costruzione di una riserva per animali sfruttati, ma non immaginavo che sarebbe diventata una realtà. Ora la realtà ha superato i miei sogni. Spero di poterla trasformare in un buon esempio per le persone. Voglio creare un'istituzione e desidero far sì che il nostro centro diventi un'istituzione che possa proseguire e aiutare sempre più persone a trovare soluzioni.